Perché golf? Perché no? A quanto va la palla? Può arrivare a superare i 350 km all'ora. Quanto sono lunghe le buche? Possono variare da 50 a oltre 500 metri. Quando si può giocare? Sempre, tranne con i fulmini e col ghiaccio. Se vado in acqua? Un colpo di penalità e ne metti in gioco un'altra. Quanto costa giocare? Da pochi euro per la pratica a poche decine di euro per giocare in campo. Ho giocato a mini golf, serve? Il tipo di colpo, il putt, è lo stesso, solo non ci sono i giri della morte. Sembra finta. No, no, è erba vera. Ha bisogno di una manutenzione quotidiana. Quanto è grande una buca? Sempre 10,8 cm. Dopo quanto si va in campo? Io entro la quinta lezione, li porto sul percorso. Quante mazze servono? Noi li chiamiamo bastoni. All'inizio una è la dal campo e poi al massimo 14. Quanto pesa una palla? Massimo 46 grammi. Quanto è grande un campo? Fino a 60 ettari, immersi nella natura. Quando è nato il golf? I primi documenti ufficiali sono del 1400. Quanto tempo occupa il golf? Basta un quarto d'ora, ma vorresti giocare tutto il giorno. Quanto può andare lunga una palla? L'importante non è quanto va lunga, ma quanto va vicino all'asta. Qual è l'età giusta per il golf? Da quando ti reggi in piedi a finché ti reggi in piedi. Quanto è diffuso il golf? È uno dei più praticati al mondo e dei più visti. Possono giocare tutti? Certo, le porte del golf sono aperte a tutti. Chi vince? Vince chi tira meno colpi sulla base del proprio livello di gioco. Ma quando giochi a golf, hai vinto sempre.